Country Spit è un raduno che abbiamo concepito come secondo raduno che organizziamo io e Patrizia per il registro italiano Triumph Spitfire e ha la finalità di presentare a degli amici carissimi che vengono da tutta l'Italia le caratteristiche più rustiche del nostro territorio e delle nostre tradizioni. Quindi abbiamo lasciato perdere tutti gli aspetti aulici, le grandi cene di pesce e tutte queste cose qui per dedicarci a delle grigliate, a dei locali particolarmente in tono con il gusto veneto, di modo che la gente si porti via insieme ad una bandierina della Repubblica Serenissima che noi mandiamo in tutte le città d'Italia, si porti via anche un bel ricordo di quella che è la vera anima veneta, legata alla terra, legata alla coltivazione dei campi, ma non solo, anche a tanti oggetti. Abbiamo visto il museo e delle arti e mestieri di una volta di Gaiarine e adesso vedremo anche tante altre cose che sono sempre in tono con questo concetto rustico del Veneto che devono portare via in memoria proprio delle radici nostre che hanno questa sostanziale caratteristica nel tono di questo raduno che sta andando bene e ci auguriamo finisca altrettanto bene. Oggi il sole ci sta aiutando, stiamo facendo un giro qui per le colline di Conegliano, ospiti in questo momento alla cantina Vincenzo Toffoli. Il nostro giro si concluderà oggi dopo pranzo e questo è il quinto raduno di quest'anno del registro italiano Triumph Spitfire. Devo dire che come al solito queste zone sono molto belle e guidabili perché girare per le colline con queste macchinine è veramente una cosa stupenda. 50 all'ora, quella velocità moderata che ci aiuta a rimanere in sicurezza e stare in compagnia di tanti appassionati che vengono da tutta Italia. Ci sono 34 oggi, sono scritte 34 vetture, siamo molto soddisfatti. Renzo Frusi ha fatto un ottimo lavoro e ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato con lui per la riuscita di questa manifestazione. E la nave tira, tira, tira e collo, 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 mette a fulmina. Le galline tutte matte, fanno la perdita del gallo. Sono venuto un po' a colpo sicuro qui da Renzo perché avevo già partecipato al precedente raduno che lui aveva organizzato. Questi posti mi sono piaciuti tantissimo, come sempre, organizzazione impeccabile, tanti bei posti e tanti amici soprattutto, perché il Ritz è soprattutto questo, tanti amici, quindi il piacere di ritrovarsi è sempre unico. Purtroppo ripartiamo questa sera, noi già venerdì, è da venerdì che siamo in giro e domani ci aspetta il lavoro, quindi adesso finita la, diciamo così, il pranzo, ripartiremo, previsto l'arrivo verso mezzanotte circa a casa. Cosa fa muovere queste macchine? Ma è grossa passione. Tu un partecipante al raduno? Come sta andando la giornata? Benissimo, ottimo, tutto bello. Tutto bello, da dove arrivi? Da Bologna, provincia di Bologna. Macchina va bene? Perfetto, ma a parte i targi di ristare che mi sono morti, ma capita. Per il resto tutto regolare, tutto tanto bene. Tutto perfetto, regolare, giro bellissimo. Tutto sempre bello, questi raduni da Ritz e viva il Ritz!
Zona bellissima, raduno perfetto, grazie a chi ha organizzato, quindi a Renzo e Patrizia, e grazie anche a Roberto Assunta che ci hanno fatto conoscere queste belle zone. Ciao! Fulmine! Era un missile! È un missile! È un missile! È un missile! Vieni con me in auto! No! Dai, andiamo io e lui! Devo fidarmi? Sì! Io mi ricordo. E poi siamo stati a Misano. E poi andarono a Misano.